Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carrieri. Con me il nostro chef Nicola Vizzarri. Oggi prepareremo una lasagnetta con verdure che griglieremo, abbiniamo con un po' di pesce e una besciamella che saprà di pesce perché la faremo insaporire con gli scarpi che abbiamo. Gli ingredienti sono melanzane e zucchine. Per la besciamella abbiamo burro, farina, latte, pesce abbiamo in questo caso un'oratina, degli scampetti e dei gamberetti, una scamorza passita, sale e olio. Passiamo alla ricetta. Sì. Grigliamo prima le nostre verdure, nel frattempo che faremo la nostra besciamella. Mettete qui. Tagliamo la nostra zucchina. Verdure col pesce si sposano. Si vanno bene, sì. Sì. Per questa ricetta. Di dare qualche nozione in più, qualche alternativa. Facciamo grigliare un po', che poi abbiamo la cottura in forno, no? Nel frattempo facciamo la nostra besciamella, un po' di latte e lo insaporiamo con le teste degli scampi, quindi abbiamo le teste dei gamberi, abbiamo una besciamella profumo di pesce, no? Sì. Lo filtriamo e lo leghiamo con burro e farina. Andremo a sbusciare i nostri gamberetti. Posso girare? Sì, gira. Piano. Ecco qua. Andiamo alla nostra orata. Andiamo a ricavare i nostri filetti. Qui, che faremo poi a polpa. E metteremo in vari strati. Togliamo la parte della pancia. Sono più spine. Ci sono le spine lì. Ecco qua. Andiamo a togliere anche la pelle, in modo che non avremo residui di squame. Questo piano d'Ecton puoi fare quello che vuoi, veramente dai mille usi. Infatti stiamo facendo dei provi per tutto. Nel frattempo sciogliamo un po' di burro, facciamo il classico roux di burro e farina. La frusta, ecco qua. Quando diamo una pestata del profumo, mettiamo un po' di sale. Senti il profumo. La farina, sarà il classico roux. Un po' qua. Aggiungiamo un po' di colore. Lasciamo un attimo cucinare, sennò avremmo sempre quel retrogusto di farina, sì, cruda, no? Acerba. Sì, sì. Lasciamo tostare un po'. Nel frattempo togliamo dal latte le nostre teste. Sì. Hanno scaricato il loro sapore. Conferito al latte. Le melanzane sono quasi pronte. Sì, pronte?
poi non lo so come le vuoi più lasciamo, più cotte. Bene, lasciamo così, diamo spazio anche agli altri, no? Lasciamo qui, ecco qua. Andremo ad aggiungere piano piano il nostro olio di burro e farina in modo da avere una besciamella abbastanza omogenea. Allora, mi vedo arrivata bene. Subito arrivata, beh? Sì, fatta subito dura. Benissimo. Ok. Profumata. Sì, sì. I crostacei. Ok. Queste due sono pronte. Prendiamo una pirofolina da forno. Andiamo ad imburrare. Spremiamo bene in modo da andare in ogni parte, no? Così cominciamo. Facciamo le nostre melanzane. I nostri filetti di pesce. Qualche fettina di scamorza passita. Andiamo a spalmare un po' besciamella, che sarà la nostra parte che farò da collante, no? Uh-huh. Al piatto andiamo di mettere qualche gamberetto di là e di qua, qualche scampetto, copriamo con melanzane e zucchine. Deve essere buono pure questo. Aggiungiamo un altro po' di scamorza passita. Andiamo a ricoprire con la nostra besciamella. Insaporita nei crostacei, no? Ecco qua. Cuciniamo 25 minuti in forno, 170 gradi, e il nostro piatto sarà pronto. Panella, la nostra lasagnetta si è ben gratinata, la adagiamo proprio qui, ecco qua, profumi, sapori e colori ci sono. Finiamo con un po' di basilico, che sta bene sia con le verdure grigliate e il pesce. Non resta che provarla a casa. Nel frattempo vi ricordiamo che se volete contattarci per suggerimenti o commenti in base alle ricette e quant'altro, potete scriverci. Vi salutiamo, sì, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Ciao a tutti. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service, Napoleone Calzature.